il Dio è assente, se ne va, ma presente attraverso le leggi di natura. Cristo, Dio è presente, si incarna, ma se ne va dopo essere stato crocifisso e averci salvato. Perché? In che cosa ci salva? Cosa fa per salvarci? Ci dice la verità. Ci dice la verità, cioè che non c'è sacro nel mondo, non ci sono profeti, che lui è la cosa promessa. Quando Dio caccia Adamo ed Eva, promette, no, che poi arriverà un Messia, lui è la cosa promessa. Basta, non si deve più aspettare. Il tempo è venuto. Poi se ne va e dice: tornerò, non vi dico quando. Ecco. In questo tempo dell'attesa, questo tempo dell'attesa è un tempo teologico-politico, non è un tempo, è privo di Dio, ma è determinato dalla volontà divina. È quel tempo che c'è il Leviatano. E il Leviatano è lo Stato e la politica nel tempo dell'attesa. Dio c'è e non c'è. Oggi non c'è. C'era, non c'è stato più. Ci sarà. Non c'è oggi. Questa sua assenza fa sì che dobbiamo dimenticarcelo e arrangiarci? Fa sì che questa sia l'epoca della laicizzazione? No. Questa sua assenza fa di quest'epoca un'epoca teologico-politica. È una teologia politica neutralizzante e al tempo stesso non fondativa, ma sfondativa. C'è Dio? No. È un fondamento? No. È un trascendentale, proprio perché è trascendente. È un trascendentale. Però, insomma, la sua operazione da trascendentale la fa, ed è un'operazione che funziona. Vuol dire che ci dà le coordinate della politica e la garanzia che la politica funziona. La teologia politica implica la ablazione dell'elemento spirituale. Ecco, perché se ci metti l'elemento spirituale, allora hai i preti. Ma se hai i preti, hai un'altra cosa. Cioè, sostanzialmente, non hai lo Stato moderno. Quello che ci dice invece Hobbes insieme a Marx è che è proprio lo Stato ateo, è proprio lo Stato democratico, è proprio lo Stato autosufficiente a essere uno Stato cristiano. Il tutto, ve lo potevo dire, se fossimo stati in un'altra epoca, l'epoca in cui io avevo la vostra età, non ci sarebbe stata una lezione come questa. Il tutto si sarebbe detto in un altro modo. E tutti avrebbero capito tutto subito. Cioè, è Hobbes che ha inventato la distinzione fra uomo e cittadino. Quella distinzione che Marx, nella questione ebraica, dice è il cristianesimo realizzato. Solo che adesso dire Hobbes ha inventato l'alienazione moderna, nessuno la capisce più, perché il pensiero dialettico è tramontato. Bisogna dire, adoperare lo strumento della teologia politica per indicare che quello che ha fatto Hobbes, dentro cui noi viviamo, ecco perché no, Hobbes, perché Hobbes? Perché è quello dentro cui noi viviamo. Quello che ha fatto Hobbes è pura, purissima teologia politica. Cioè che gli stati dentro i quali viviamo sono resi possibili soltanto dall'idea che bisogna neutralizzare il sacro, cioè il sacro non può avere alcun valore politico. Ecco. E questa idea la puoi avere solo se sei un cristiano. Perché? Ma perché il sacro per i cristiani è tutto fuori da questo mondo. E la tua milizia cristiana non consiste nell'adorare gli idoli. Semmai la contraddizione la vedremo per l'appunto in un ebreo che, come Beniamin, che di trascendenza se ne intendeva, cioè che ci credeva davvero nella trascendenza, la contraddizione è il tradimento
della modernità è che la modernità si costruisce sull'assenza di idoli e poi produce dentro di sé che cosa? La più mostruosa idolatria della storia, cioè il capitalismo. Ma perché? Perché ve l'ho detto io, che il Leviatano non è fatto solo della teologia politica, c'è anche l'elemento utilitaristico. E lì, cioè tutta questa storia che è vera ed è strutturale, non è sovrastrutturale, ecco, teologia politica è critica nel senso che non va attorno a qualche cosa di esteriore, va attorno a qualche cosa di originario e di strutturale, cioè senza di essa non capisci che cosa è successo. Sì, però uno dice, la teologia politica ci spiega che Dio è il trascendentale della politica, bene, ma trascendentale vuol dire condizione universale necessaria per, bene, ma per che cosa? Per fare i soldi. Ma Hobsbawm è un uomo onesto anche quando dice fin da subito che il contratto serve a rimanere al mondo, che è una buona cosa, e serve a godere dei frutti dell'industria. Nel momento in cui nasce lo Stato moderno, chi lo mette al mondo come idee, cioè Hobbes, sa che esso è al tempo stesso banalmente, brutalmente materialistico, acquisitivo, e al tempo stesso è drammaticamente nichilistico, uno stato barocco, è uno stato barocco, cioè uno stato in cui tutta la ridondanza dell'argomentazione serve a dire e a negare al tempo stesso il nulla che c'è sotto e che questo nulla è costitutivo. Non è una malinconia di Hobbes, è la malinconia della modernità, è la malinconia produttiva della modernità, è la depressione aggressiva della modernità. Ecco perché Machiavelli è bello e Hobbes no, perché Machiavelli non è né un depresso né un malinconico, almeno nel Principe e nei discorsi, è ricco di vitalità. Ed ecco perché Hobbes invece è un gigante della modernità, perché dentro un mondo privo di senso, perché, ma perché ce n'è troppo, perché le guerre civili e le religioni sono il troppo di senso, dentro un mondo privo di senso costruisce questa macchina leviatanica, imponente, appunto barocca, che dietro la sua potenza nasconde la propria nullità.